18 ottobre 2024, nonché il giorno del mio compleanno. Il giorno del proprio compleanno è bellissimo per la festa, per gli auguri, ma soprattutto per i regali. E vi assicuro che oggi io non sarò l'unica a riceverne. Mia mamma è da svariate settimane che mi segnala il fatto che il suo telefono ha dei problemi, ma adesso vi mostro quali perché è imbarazzante. Partiamo con il fatto che il display ha una linea nera a lato, non si sa per quale motivo, lei mi ha detto che non l'ha fatto cadere, semplicemente ha questa linea nera, non lo so, non me lo spiego neanche io. Secondo problema è l'audio, ok? Io ho alzato il volume al massimo e questo è come si sente. Vi dico solo che quando fa chiamata con noi, la maggior parte delle volte non sente niente, perché da questo telefono non si sente niente. L'ultima problematica, me l'ha detto proprio ieri questa cosa, è che il suo telefono si carica solamente con un caricatore specifico a testa in giù, perché sennò non funziona, non si carica. Quindi luci, questo telefono va cambiato, però prima oggi è il giorno del mio compleanno, quindi andiamo a comprare la torta. Tralasciamo un minutino la torta, quella la vedrete dopo, però adesso vi voglio parlare di un metodo super conveniente per mangiare, assicurandoci che nessun tipo di cibo venga sprecato. Così anche nel nostro piccolo possiamo aiutare il pianeta. Però fermi perché adesso ve ne voglio parlare meglio. Infatti vi voglio parlare di Too Good To Go. Too Good To Go è un'azienda che mette in contatto gli utenti con negozi alimentari locali per far sì che il cibo non venduto non venga sprecato. Ma come? Facciamo così, salviamo una surprise bag insieme, così ve lo mostro. Vi basterà aprire l'applicazione di Too Good To Go e in automatico lei ci geocalizza e trova tutti i negozi alimentari vicino a noi che aderiscono all'iniziativa. Esempio, prima parlavamo di torte e mi è venuta voglia di dolce, quindi c'è questa surprise bag piccola al caffè Cerrelli, che dovrebbe essere una specie di pasticceria, ed è una surprise bag a soli 2,99 €, quindi io la prenoto, dovrebbe essere pronta per il 17, pago. Perfetto, è tutto super veloce. E mi dice che sono un eroe perché anche oggi ho salvato del cibo che poteva essere buttato. Quindi noi ci vediamo alle 5 per andare a ritirare i nostri pasticcini. Ricordiamo sempre la sensualità della nostra macchina con tutti i cuoricini. E qui c'è la Luci e si Ciao, va. Non mi andiamo a mangiare i pasticcini. Ma tu sai dove è il posto? Sì, adesso lo dico. Ciao! Ciao! Io dovrei avere una bag di Too Good To Go. Perfetto, grazie mille. Ciao! Adesso vado in macchina, raggiungo mia mamma. Io dovrei aver comprato quella più piccola, quindi vediamo, sono curiosa. Allora, all'interno io pensavo ci fossero dei dolci, in realtà sono delle focaccine. No, ragazzi, ho una fame. Sei pronta? Ho una fame. No, no, i cornetti. Ma sai che sono veramente buoni? Buonissima. No. Invece dall'altro lato abbiamo, raga, 2,99 €, voi non avete capito quante brioche ma abbiamo ce ne preso. Sono altre, allora sono uno, due. Sono tre brioche, quattro. No, quattro. E qui abbiamo anche, vabbè, un'altra brioche. Sto sbriciolando cioè, tutto. Per tutti i gusti. No, raga, li abbiamo tantissime. E è pazzesco, vi giuro. E sono anche buone. Caspita, ma sono tante, veramente. Merita, quest'app merita. Adesso merita. Me la scarico subito. Mentre io e la Luci mangiamo le nostre brioche, vi lascio il link in descrizione per poter scaricare l'applicazione. E vi lascio anche il mio codice sconto, sarà 24, per avere un buono sconto sulle bag che voi acquisterete. Cioè, costano ancora meno. Sì, è vero. Assurdo. Lo so. Continuiamo con il video. Cioè, ma assurdo, 2,99 € questa roba. Ma devo dirlo subito a tutte le mie amiche. Andiamo in pasticceria e oggi con me ci sarà l'Andrew, che sarà anche il mio complice per la sorpresa alla Luci. Ma ricordiamo prima la torta perché è la cosa più importante. Ah, beh, certo. Vero. Ciao. Ciao. Facciamo così, una sucker col cioccolato normale. Sì, con lo stesso cioccolato della pelo cioccolato. Sì, esatto, perfetto. Perfetto. Buonissimo. Chiedo per me. Sucker con dentro il cioccolato al posto della marmellata, ci piace. Siamo arrivati a City Life di Milano e qui è il momento di comprare l'iPhone per la Luci. E lo so, ci siamo qui dietro che non si spiega il motivo per cui è il mio compleanno, ma in realtà faccio il regalo a mia mamma. Però sì, ancora non ho idea del motivo per cui al suo compleanno devi fare i regali alla mamma. Poi regà, la Luci per tutto quello che fa per me se lo merita. E quindi oggi, dopo che lei mi darà il mio regalo, io le darò il suo. Così ci scambiamo tipo tra madre e figlia, capito? Cioè, è una cosa che... In tutto questo te ancora non hai visto il mio di regalo. Ma il mio è una hit. Non vedo l'ora di vederlo. Cosa fai? Vai. Apple Pro. Siamo arrivati. Il 16 per l'utilizzo che ne fa lei eviterei sinceramente, perché è più le volte in cui cade il telefono che altro. Più che altro quadratura strana. Il vero problema non è tanto che sono le volte che cade, che lei non c'ha un euro legato a spendere questo telefono. La mia idea era quella di prendere un iPhone 14 semplice, ma vi spiego anche perché. Perché è perfetto per lei, nel senso che non costa tantissimo, ci può fare... Basta, sono finite le feature, non costa tantissimo. Allora, iPhone 14. Stop, fammi capire, quindi quanto viene costato questa cagata? GB. Certo, quello con i giga minori, chiaramente. No, quello dei giga minori è 64.
64, silenzio. Ma come 64 che non c'è la versione del 64? C'è, ma 128, 256, vabbè, 750 euro comunque è un regalo di livello considerato quello del suo compleanno. E infatti, quindi, cioè, sempre che ti lamenti. Io avrei preso 16, ma sono un youtuber per 16. Oh, Sara, perché le posturbendo sta roba? Ma non è così stupida. È una lampada che cambia colore. Sì. È incredibile. 79 euro, il panchettino 92. Bangherino, però non fa così tanta. Allora, io potrei essermi collegato accidentalmente a quella cassa Bluetooth laggiù. No, Samu, no, no, dai, per favore. No, non farmi fare più due. Ma secondo me non funziona, sennò potrebbero farlo tutti. Va bene, controlliamo subito. No, 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 Samu. Io mi allontano, io non ti conosco. Funziona. Funziona, non me l'aspettavo. Ciao. Ti volevo chiedere, come funziona qua? Posso fare una cover personalizzata anche con una foto? Quello che vuoi. Quello che voglio? Sì, ti mando una foto e me la stampo. Esatto. Ok. Puoi scegliere quello che vuoi. Posso mandare una foto? Ora guarda, sì. Chiedo un attimo alla ragazza. Allora, e super. Informazioni per l'iPhone 14, questo qua, più che altro per le colorazioni. Ok. 14 ormai rimane solo bianco o nero? Solo bianco o nero, ok. Sì. Allora bianco. Ok, perfetto, grazie mille. Ascoltami molto bene, per la cover dobbiamo trovare una foto di tua mamma da stampare sulla cover. Mandamela. 759. Carta. E questo è il risultato della cover. Questa è veramente perfetta per il regalo, ma è la chicca importantissima. Siamo da Tiger perché prima ci sono passata e ho visto che ci sono delle scatole mood matrioska. Quindi io cosa voglio fare? Voglio impacchettare il telefono 1000 volte, ok? Così mia mamma dovrà scartare tantissimo e poi alla fine, dopo un sacco di fatica nello scartare, eccetera, troverà il telefono. Adesso vi faccio vedere le scatole che ho trovato. Non so se sono proprio adatte, però secondo me in qualche modo riusciamo a farcele andare bene. Adesso ve le faccio vedere. Sì, uno, due, che ci compriamo queste uguali. Però come sono belle queste? No, no, queste fragole. No, mi piacciono quelle. Uno, due, tre. Mi due, piacciono tanto queste, tre, cazzo. Due, uno, uno, uno. Comprale, comprale. Guarda che carine. Ma queste non mi piacciono. Perfette. E poi vedi qui cosa ci hanno messo. No, 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 va bene, schifo. Ma queste si adattano proprio ai tuoi piedini, sei tranquillo. Le scatole che ho visto sono queste. Vedi che ci sono di tante taglie. Questa qui col cuoricino. Però qui non ci sta il telefono dentro. Ma come no? Ma certo che ci ma sta. Ma figurati, ci spiegarsi un po'. Quindi stop, tu vuoi comprare una scatola, poi una più piccola, poi una più piccola, poi una più piccola. Esatto, esatto. Geniale. E però secondo me dobbiamo partire da una scatola grandissima, perché il packaging del telefono è molto grande, quindi per farsi che si scarti molte volte. Vabbè, avete capito, dai. Questa qui è più piccola? Sbaglio. Io mi sembra della stessa dimensione. Ma tu non le controllate. Adesso ti prendo sberle, hai capito? Questo è lo youtuber che seguite. Vediamo se in cartelleria hanno quello che cerchiamo. Vediamo, vediamo. Allora. Ah, ma qui è già fatta. Perfetta. Ok, è tutto per un totale di 343 euro. Esatto, è quello che sono un po'. Scatola comprata. Adesso è il momento di tornare a casa e preparare la, mi sto cadendo gli occhiali, la sorpresa. Ok, raga, sto salendo in casa e ho detto a mio padre di far andare l'ama dei miei nonni. Io spero che lei non ci sia, perché sennò mi schiama da sorpresa. Speriamo. È entrata in casa con me. Cosa fai? Ok. Facciamo una cosa. Fammi andare dalla nonna. Facciamo così. Nonna, ferma, ho fatto una sorpresa alla mamma grandissima, ok? Gli ho preso un telefono nuovo, gli ho preso le scatole con la matrioska, eccetera. Devo assemblarla. Cioè? Mi nascosto da lei, assemblarla, cioè devo mettere il telefono dentro e chiudere tutte le scatole e fare il bigliettino. Mi serve il tuo aiuto perché la mamma non deve vedere la cosa. Quindi io mi chiudo in bagno, adesso dammi una penna, la faccio in bagno e la lascio a te. Sì. Ok? Ok. La lascio a te. Ho assemblato il tutto, il telefono nella scatola più piccola, la cover nella seconda scatola. Ho scritto il bigliettino, cioè questo è un piccolo ringraziamento per quello che fai per noi ogni giorno. Ti vogliamo bene. Adesso metto il bigliettino nella busta, chiudo, vado in camera, nascondo il tutto e ci vediamo dopo. E ragazzi, ragazzuoli, per uscire questa sera vi facciamo un bel fit check, però dovete andare tutti indietro. Che bellezza, quanto sono bello! Venite tutti indietro. Allora vai Luca, parti te. Allora, come si fa il fit check? Al volo, velocissimo, hai 3 secondi. Giacca, non so, me l'ha comprata un mio amico. Questa me l'ha comprato mio amico, comprato mio amico, pantaloni un mio amico e forse me li ha regalati io. Ok, vado io. Borsettina, maglietta verde, jeans e poi vita. Vai, papi, forza. La costa è la solita, jeans i soliti, scarpe le solite. Allora, no. Gilerino della nonna, no. Pantaloni di Sara, scarpe di Sara, scarpa di Sara, maglietta di Sara, maglietta di Sara, maglietta di Sara e la corona mia. Vabbè ragazzi, andiamo a pranzo, andiamo a cena, ci vediamo dopo. C'è Davide, che è il proprietario del ristorante in cui siamo venuti, che mi ha detto ti faccio una sorpresa. Questo è il mio posto dove mangerò oggi, King of Pizza. Non ci credo. Io farò due foto, per forza. Chi è la king della pizza? C'è un po' di silenzio. Sono io. Silenzio. Sono io.
sono io. Guarda che bello. Però ordiniamo perché ho fame. Luci, ma con il tuo telefono non vengono bene. Capito? Vogliamo vedere, questa è la pubblico. Ma non vedete, vengono, la testa dritta. Non vengono bene con il tuo. Metti la testa dritta. Comunque devi proprio cambiare telefono. Ragazzuoli, cin. Eccoci. Mamma mia, regina. Il re. Ed è arrivata anche la pizza. Luci, ma tu cosa hai preso? Allora, la pizza con crema di ceci e glassa di soia e vegana. D'impasto di cavolo. Sì, ma guarda qua la mia, ma guarda Luca, un po' qua. Luca è un buon intenditore, l'Andrew anche. E io, vabbè. Siamo tornati a casa, qui abbiamo la nostra torta. Questa qua è un po' triste. No, bellissima invece. Sì, chiediamoci un po' di fatto la mamma. Un applauso. Allora, abbiamo qui anche un prosecco da 5,90€ che abbiamo comprato ieri, quindi l'umiltà prima di tutto, apriamo. Vai, Tala, devi sciacquarla bene, mi raccomando. No, no, allora, aspetta, ferma. Lo so che la vuoi sciacquare. No, zero. No, perché però dobbiamo pulire noi. 10, 9, Sara, pulisci tu, 7, 6, 5, 4, vai, bevi un po', forza! No, se mia mamma è disperata! Ma mi hai capitato? Mamma, avevo paura per il frost! Vabbè, dai! Che cosa dura? Ora, torta! Prima della torta regali, ragazzi! No, prima pulite, ragazzi! Ma che pulite! Prima regali e poi torta! Ok, va bene. Prima regalo. Sto andando a prendere in questo momento il primo regalo. Intanto loro stanno discutendo, non si sa per cosa. Primo regalo. L'ho nascosto qua dentro. Voi direte cos'è? Adesso lo scoprite. Eccolo qua. Per ora, raga, da questo sacchetto non si capisce, ma a breve lo capirete. Pizzarelli non scherza mica con i regali, Sto arrivando. Ma dove sono tutti? Perché tu stai mangiando la torta di nascosto? No, Sara! Dai, Cristoforo. Ma perché io ho dovuto mangiare la torta? Sara, la torta non si mangia. No, rimettila a posto, ferma. Ferma, Sara. Che la rovini tutta, sei una buffona. Ecco il tuo regalo fatto da me. Allora, sai che ho paura? Secondo me è un regalo figo. Vediamo. Secondo me è una roba figa. Posso? Regalo da lei. Notare il sacchettino proprio poco stropicciato. Perché ho quella faccia? Non è... Allora, c'è dentro un sacchetto della Apple. Ma secondo me è falso. Ma perché dovrebbe essere falso? Perché dovrebbe essere falso? Fermi! Ragazzi, qui Zerbi non ne sbaglia mezza. Sacchetto con la scatola falsa? Devi sapere che io gli rubavo sempre le cuffie. E quindi per non farmi rubare gliele ho prese. Triste. Ma c'è una... Ti giuro che non me l'aspettavo! Madonna mia! Un applauso, ragazzi. Non me l'aspettavo! Veloce unboxing delle Apple Max! Eccole qui! No, guarda lì là! Cosa? L'hai trovata? Hai visto? Fallo vedere! Ho fatto aggiungere... Ha fatto scrivere il nome Sara! Eccola! Il nome Sara! No, bello! No, Luca, bello, grande! E soprattutto la cosa figa è che questo colorino ce l'ha nessuno! Ascoltami, questo regalo non me l'aspettavo per niente! Figo, eh? Dammi la tua figa! Sara, ascoltami, prego, non le devi perdere. No, io ti giuro che non me l'aspettavo. Fai vedere. O è un braccialetto o è un orologio, secondo me. Sai che non so neanche io esattamente cosa sia? È un anello e un braccialetto abbinato. Patatini! E ma dov'è la collana? Scusami, hai perso la collana? No, ce l'ho. Ho anche la collana, qua, falli vedere. E anche la collana abbinata. Comunque è un braccialetto e una collana. Sbrilluccicano però. Assieme. Vabbè, sono comunque follia, faccio io gli anni e niente, i fazzoletti mi regalano. Basta, ma stai un po' con silenzio. Bellissimo. Guarda che roba. Guarda che bello, togliamo questo qua. Ma sai che spacca per davvero? Porco due. Questo qui devi toglierlo quando fai la doccia, secondo me. Sì. Wow. Guarda che figata. Tu hai studiato ingegneria? Non mi piace di più, perché questo mi fa mi piacciono tutti. Grazie, ma dai, venite qua. Che momento bellissimo. Oggi l'intento del video non era solo quello del mio compleanno. Cos'è? Ma c'è anche un'altra motivazione. Tu non ti immagini per quale motivo. Dammi un secondo, prendimi un secondo il tuo telefono un attimo. Prendimi un secondo il tuo telefono. Fidati. Perché? Cioè, mi sento leggermente. Ma tu papà sai cosa? Tu lo sai? Ok, scherzavo, il telefono l'ha perso. Quello che dicevo prima. Quindi, adesso c'è una sorpresa anche per te, anche se è il mio compleanno, ok? C'è una sorpresa anche per te. Vai, forza! Apri, ho paura. Oh,
Bianco. No, aspetta, guarda prima cosa c'è in questa, in questo scomparto. Cosa c'è? A parte che mi piacciono molto le scatole. Sì, niente, bene. Va, dai. Un c'è? Pacco dentro un pacco. Questo, ok. Cos'è? Questa si apre dopo, però. Questa apriamola dopo, cos'è? No. Vai. Cosa? Oh. Come lo sapevi? No, sono io. Ma cosa, parlo. Mamma? No, lui non sa niente, veramente. Ho capito. Oh! Un'altra. Oh, un'altra. È un'altra scatola. Scatole, ragazzi. Giuro, a me sono le scatole. Siamo a 42 euro di scatole. Vale, quante scatole sono? Siamo 50 euro di scatole. Ma oh, bellissime, queste dopo mi rimangono. Olè. E c'è un'altra scatola dentro la scatola. Siamo a 60. Tu lo sapevi? Ma non so niente, non so neanche di cosa stai parlando. Olè. No, ma c'è la letterina, c'è la letterina. Leggi prima la letterina, materialista. Leggi la letterina ad alta voce. Questa è la motivazione per cui ti abbiamo fatto il regalo. Questo è un piccolo ringraziamento. No, no. Un applauso a Sergio Ammani. Fate dire, viva. Questo è un piccolo ringraziamento per quello che fai per noi ogni giorno. Ti vogliamo bene. Ok, adesso dobbiamo capire cos'è che fa. No, anche lui no, no, anche Sergio Papi. Dai, che carini. Grazie. Non sai neanche cos'è. Magari c'è un mattone. Esatto. Non so, so. C'è da aprire sotto qua. Sotto qua, sotto qua. Ho visto un video dove uno l'apriva e lo faceva cadere. Vogliamo evitare questa cosa. No. Ecco, mamma, esatto, io eviterei. Vai, apri. Tu che oggi mi facevi, mamma, ma puoi avere un telefono così? E io, mamma, figurati se spendo i soldi per un telefono. Mamma, ma porca di quella vacca, non sono di niente. Ma, cioè, avrei paura di rompere la scatola. Quante volte lei ha aperto un telefono così? No, in realtà non ho mai un telefono nuovo. Io me la passavo sempre Luca. Questo è il tuo ufficialmente il tuo nuovo iPhone. Il primo telefono nuovo. Che, qual è il problema del tuo telefono principalmente? Guarda, guarda la cantata. E soprattutto che non lo trovi mai. Esatto. Esatto. Quindi c'è un gadget. No. Aprilo perché questa è la chicca del regalo. Dai! No, dai! Fammela... No, dai! No! Sono io che do il bacio! Ma dove l'hai presa questa? No, e questo? Che brutta! Mettilo dentro giusto per vedere com'è. Ma io posso andare in giro? Perché no? E questo è il tuo nuovo no, telefono! No, dai, che bello! Tu quindi... avevi il telefono rotto, il display che non andava, non si caricava, non si sentiva. Finalmente no, puoi iniziare ad essere anche allora... tu. Io vi ringrazio, grazie mille. Avevo un telefono FC praticamente. Cioè? Faceva grazie. Grazie Luca. No, no, tu io sono l'ultimo che sai che ringrazio. No, no, basta, no, no, no. Era da giugno che non mi allora, mai. Però ho un piccolo problema. Cioè, io non so come si lo fare, sì. Ci pensiamo noi. Allora è che perdo qualcosa. No, non no, no, io sento. Questa domanda la faceva poteva farla la nonna. Quindi accendiamolo per la prima volta. Attenzione, accensione. Questo è nuovo di pacco. No, non è nuovo, ragazzi. La mela è morsicata. Comprato 2 ore fa in City Rise. Hai capito? Oggi. La mela è morsicata. Certo. No, dai. La giornata di oggi è finita così. I miei regali mi sono piaciuti veramente tanto. A te mi è piaciuto tanto. Madonna, tantissimo. Grazie. Quindi noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Posso dire solo una cosa? No. Manca il mio regalo della mamma ancora. Perché non era questo l'anello? Qual è? Cioè? Cioè da, manca un regalo? Stai facendo un plot twist anche tu? In che senso manca un regalo? Come manca un regalo? Cosa vuol dire manca un regalo? Pronti. Infatti non ho capito neanche io. No! Ma dove andiamo? Andiamo a Londra! Il 14 Non ci credo, hai già preso i biglietti? Ma va! No, big prank. Ragazzi, ci vediamo!